Grazie Ivo, buon pomeriggio a tutti. Qualche considerazione e poi entriamo su questi temi. Prima di tutto mi fa particolarmente piacere essere qui oggi per vari motivi. Da una parte perché considero quello dell'efficientamento energetico una delle grosse priorità che ogni amministrazione pubblica dovrebbe avere. E ogni amministrazione pubblica in termini di finanziamento. Sappiamo tutti qual è la situazione energetica globale, sappiamo tutti, come si suol dire, che la principale fonte rinnovabile è l'efficientamento energetico. Quindi è esattamente su questi temi su cui bisogna soprattutto andare a investire, e invece spesso sento tante polemiche su varie altre fonti energetiche, su tutte le sindrome del not in my yard back e così via, e non sento mai parlare di efficientamento energetico. Quindi questo qui è per me uno dei punti fondamentali. Secondo punto fondamentale è perché, come forse voi non sapete, ma nella mia carriera professionale gli ultimi 7 anni che ho passato alla Commissione Europea, quindi dal 2005 al 2007, sono stato il direttore, equivalente in Italia, il direttore generale dell'energia alla DG Ricerca, quindi quelli che finanziano questo progetto. E quindi in fondo ritorno a casa col cuore, ritorno a casa con tutta una serie di punti che mi stanno particolarmente vicini. Quindi penso che sia importante. Cosa pensa fare la Regione? È chiaro che se vi dico questo penso che molto debba essere fatto e molto debba essere investito in questi termini, sia in termini di priorità, sia in termini di strumenti e leve finanziarie, anche perché credo che la soluzione di tanti problemi può essere proprio nel tipo di strumenti finanziari che vengono messi a disposizione del mondo imprenditoriale e del mondo finanziario, e poi ci ritorno, e alla risposta che il mondo finanziario dà rispetto a questa messa a disposizione. Cioè, un discorso estremamente complicato su cui ho delle idee abbastanza chiare, maturate nel tempo. Quindi 2 o 3 punti estremamente importanti. Ha detto Luca Braia, al netto del gas, sì, certamente il gas avremo forte quantità di gas, non voglio entrare nelle polemiche attuali, preferisco evitarlo, tra comuni e non comuni, chi può beneficiarne, chi non può beneficiare, penso che sia un discorso che non vale la pena affrontare qua, un discorso estremamente importante, non lo voglio negare, ma dico qua parliamo di fondi, di finanziamento, di far partire le iniziative e di far partire delle realtà forti a livello di amministrazione pubblica e soprattutto le scuole. Sapete che oltre all'energia, alle attività produttive, nelle mie deleghe ho anche tutta la parte istruzione, quindi tutta la parte scuole, e che sto investendo parecchio nelle scuole, quindi tutto quello che è l'efficientamento energetico nelle scuole, quindi questo progetto, ritorniamo a questo progetto, mi sta particolarmente a cuore. Quindi trovo questo progetto esattamente, sono molto felice che sia stato vinto, e spero che questo progetto possa essere non soltanto una bella esperienza per la provincia di Matera, ma che possa diventare un caso scuola per la Basilicata, al netto di discorsi più larghi, nazionali e così via, ma certamente per l'insieme della Basilicata, superando anche quelle che sento ogni tanto degli attriti tra province, che forse sarebbe il caso un momento da... No, lo so, no, ma dico, ma almeno facciamolo a livello della Basilicata. No, lo so, purtroppo lo so. Quindi dico, può essere un'esperienza estremamente forte su cui mi piacerebbe veramente avere dei ritorni, sapere cosa sta succedendo, perché questo progetto risponde a tutta una serie di punti che devono essere visti e elucidati, e che può diventare un vero pilota di test di tutta una serie di cose. Però stamattina appunto Luca ha parlato dell'S3, sapete che ci ho lavorato parecchio sull'S3,
siamo in retta di arrivo a livello comunitario sulla Smart Specialization Strategy di questa regione. Sapete che negli ultimi 5 mesi il mio dipartimento l'ha parecchio rivista e rindirizzata, proprio per cercare di renderla molto più coerente con quelle che sono le vocazioni naturali del territorio, no? E quelli che sono i bisogni del territorio. Non vi vado a raccontare tutte le Smart Specialization, parlo di quella dell'energia. Una chiaramente non può che essere l'energia, e su questo ho tenuto particolarmente a che all'interno della Smart Specialization, che energia copre tutto, copre il mondo, cosa significa? Uno non può fermarsi e dire facciamo l'energia, perché non ha senso. E quindi abbiamo definito e stiamo definendo e abbiamo proposto delle traiettorie tecnologiche prioritarie. Questo qui è stato fatto insieme ai vari attori del territorio. Abbiamo fatto dei focus group, vari focus group con il mondo imprenditoriale, col mondo della ricerca. Enea chiaramente ha partecipato, come ha partecipato il CNR, come ha partecipato Unibas, con il mondo industriale, e abbiamo ascoltato le domande. E per me le Smart Specialization sono, tanto per essere chiari, non sono una cosa così di ricerca e innovazione, sono lo strumento per la politica industriale. Oggi, se noi vogliamo avere una politica industriale seria e economicamente sostenibile, questa politica industriale deve essere basata sull'apporto costante di tecnologia e di sviluppo tecnologico per tenere i mercati. E quindi la Smart Specialization, che è un po' la concezione a livello europeo della Smart Specialization, non è tanto solo innovazione, ma è proprio uno strumento di sviluppo e di politica industriale. Quindi qual è, rispetto a quelle che sono le capacità del territorio, le conoscenze del territorio, per creare quei circuiti brevi che possono andare a raccordarsi con altre realtà fuori da questa regione a livello nazionale, a livello europeo. E poi venga al concetto di cluster. Quindi abbiamo definito quelle che secondo noi e secondo anche il mondo locale dei principali attori sono le principali linee di azioni. E cerco di darle in maniera molto rapida. Prima di tutto, chiaramente comincio da una, si è nominata tutto quello che è oil and gas. Cioè, possiamo essere per o contro, pure lì non voglio entrare in questo dibattito, ma c'è una realtà che esiste, e quindi delle tecnologie legate all'oil and gas sono tecnologie fondamentali. Dico sempre, è molto bello, mi si dice in quanto assessore al lavoro, tu devi andare dall'ENI e dire che deve assumere l'80% di lucani, o devi andare alla Fiat, alla SATA, per dire tu devi assumere l'80% dei lucani, ma poi la Fiat, poi quando chiedono certe qualificazioni di saldatori, noi non troviamo dei lucani o non ne troviamo a sufficienza che abbiano quelle competenze, e loro mi rispondono grazie, però a questo punto vado da un'altra parte, e se poi vogliono assumere 10 forse bisogna proporgliene 20. Perché se gli proponiamo solo 10, ne assumeranno 5, 6, 7, non è detto tutti e 10. Quindi c'è veramente un punto da questo punto di vista, e quindi questa specializzazione intelligente significa anche, si lega anche a quella che è la nostra offerta formativa regionale e a quella che è l'alta formazione regionale. Quindi il programma è molto più complesso. Quindi abbiamo tutto quello che è oil and gas, che sono tecnologie che poi possiamo esportare, possiamo andare a lavorare, come quelli di Ravenna vengono in Basilicata, quelli della Basilicata possono andare a Ravenna o possono andare a Sicilia o possono andare nel Kuwait, come tanti fanno, creando ricchezza in questa regione, perché poi quello che ci interessa è creare ricchezza in questa regione alla fine, no? E quindi portare uno sviluppo e aumentare il PIL di questa regione. Quindi prima linea fondamentale. Seconda linea fondamentale, lascio per ultima quella che ci interessa,
Seconda linea fondamentale è quella legata, da qualche parte l'ho vista scritta, a tutte quelle che sono le reti intelligenti. Perché? Alle smart grids. Perché questo? Perché la nostra regione ha delle caratteristiche che si adeguano molto bene alle smart grids e soffriamo oggi dei problemi in termini di attrattività industriale per gli investimenti abbastanza forti. Cioè noi abbiamo, stiamo lavorando sia con Enel che con Terna, no? Proprio per cercare di vedere di avanzare su questi punti, noi abbiamo i nostri industriali e altri industriali a partire dalla Fiat, da Sata Melfi, ma se veniamo qua, quando sono venuto alla Martella poco tempo fa nell'area industriale, gli industriali mi hanno detto non si può andare avanti così, con dei salti di tensione, con dei buchi di tensione che a livello privato non li vediamo neanche. A livello di un'impresa con i sistemi di controllo attuali significa che fermano l'impianto per un'ora. E voi non so se sapete sulla catena SATA un'ora di fermo impianto cosa significa, no? E quindi è un problema veramente di vera. E qual è il problema? Noi abbiamo due punti. Abbiamo una rete da una parte che non è completa, quindi gli anelli, bisogna completare gli anelli, ma soprattutto noi siamo tra le regioni che hanno la più alta percentuale di rinnovabili nel bilancio energetico globale. E il problema fondamentale dei salti di tensione delle reti intelligenti è esattamente quello, è l'integrazione delle rinnovabili. Per cui si passa da una situazione di produzione demand driven, quindi che risponde a una domanda, a una realtà in cui abbiamo una produzione che dobbiamo andare a sposare con una domanda che sono non sincronizzate. E quindi significano sistemi, tecnologie estremamente avanzate di controllo, tecnologie estremamente avanzate di accumuli sotto varia forma e così via. E quindi stiamo lavorando seconda grossa fila, perché noi possiamo essere un caso di scuola per Terna e per Enel. Cioè, per motivi miei storici di lavoro anche europeo, conosco molto bene Katia Baschioli, che è il presidente di Terna, e Livio Gallo, che è il responsabile di tutte le reti elettriche, l'inventore delle smart grids dell'Enel mondiale, no? Ecco, ci ho parlato ieri, loro sono estremamente interessati a costruire qualcosa con noi in questa regione per vedere, perché può diventare un pilota. E poi il terzo è l'efficienza energetica. Storicamente noi abbiamo una tradizione. E da questo punto di vista noi dobbiamo investire sui vari punti dell'efficientamento energetico, il pubblico certamente, ma anche il privato. Abbiamo dei costi, ricordo un caso che non è di questa regione, Vibac, impresa che stava chiudendo perché? Perché il costo suo dell'energia è troppo elevato, quindi adesso stiamo andando su finanziamenti di cogenerazione, trigenerazione che gli permetta di abbattere i costi. Quindi abbiamo dei settori in cui il costo dell'energia è troppo forte, quindi dobbiamo trovare altre soluzioni. E quindi abbiamo, e terzo è tutto quello che è il privato, il finanziamento del privato, il cappotto, il risparmio energetico. Sapete che abbiamo pubblicato un bando che è passato tramite varie vicissitudini di tipo amministrativo non dipendenti dalla nostra volontà. Penso che tutti lo sappiano in questa sala. Cioè abbiamo fatto un bando energetico che per volontà politica del Consiglio è un bando di efficientamento energetico in cui si dà la priorità alle persone con meno reddito. E quindi è legato all'ISEE. L'abbiamo preparato per fine ottobre-novembre, peccato che a gennaio è cambiato il metodo di calcolo dell'ISEE, quindi abbiamo dovuto stoppare la macchina aspettando che l'INPS rimettesse e desse il calcolo esatto del nuovo ISEE, cosa che ha preso vari mesi. Quindi c'è stato un ritardo dovuto a quello. Adesso abbiamo una domanda estremamente forte, ci abbiamo messo 10 milioni. Secondo me questo qui è una prima esperienza di sostegno che è stato fatto anche, non dico come sostegno al reddito, ma come aiuto a quelli che il nostro Presidente chiama gli ultimi e penultimi,
per cercare di dare un momento, una boccata di ossigeno in prospettiva, in momenti immediati, cercando di fare cosa? Cercando di andare a favorire la ricaduta sul territorio. A me quello che interessa poi è anche la ricaduta sul territorio. Quindi a me interessava che poi dopo questo finanziamento, cioè i fornitori, tanto per capirsi, fossero il più possibile di questa regione. E quindi andare a favorire quelle tecnologie nei 10 milioni in cui noi abbiamo una capacità di produzione e di installazione, quindi più sull'efficientamento, sulla coibentazione che magari sui pannelli solari, perché una buona parte di questi, una piccola parte restava in regione, il grosso andava a pagare i pannelli che in questa regione non produciamo, tanto per dirlo in maniera molto chiara. Cioè, quindi abbiamo fatto un'operazione per tenere un po' tutto dentro, lasciando però un po' di libertà, però premiando da qualche parte quello che poteva massimizzare il ritorno sul territorio. Ma adesso abbiamo le varie linee sulla programmazione, in cui abbiamo tutto quello, gli incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di gas, clima, imprese, aree produttive, quindi 33 milioni sono previsti attualmente, poi dopo la vita evolve in funzione della domanda, in funzione della risposta del mercato. Per tutto quello che è l'ecoefficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche, tutta questa parte, 28 milioni. L'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione, tutta l'illuminazione e così via, 5 milioni e mezzo, non tanti. Poi tutta la parte delle reti intelligenti, 16 milioni. E poi la promozione dell'efficientamento energetico tramite teleriscaldamento, 12 milioni. Queste sono le cifre ad oggi. Non vi garantisco che saranno quelle di domani, anche perché leggendole penso che rispetto alla strategia che abbiamo oggi qualche aggiustamento debba essere fatto, ma questo sarà una risposta del mercato e vedremo all'interno delle specializzazioni intelligenti. Quindi questo è il punto. Per rispondere quindi alla tua domanda oltre l'S3, e a me quello che interessa è anche tutta questa attività, quale ricaduta sul territorio mi dà? Quanti impieghi mi crea in regione? Ci stanno due elementi, cioè certamente l'elemento della riduzione del costo per l'amministrazione pubblica, indubbio, ma c'è anche la ricaduta, quello che dicevo prima del bando che abbiamo obbligato, c'è anche la ricaduta sul territorio. Cioè abbiamo oggi una situazione, una realtà industriale di questa regione, che è una realtà formata, come lo sapete, da tante piccole microimprese che stanno soffrendo in maniera particolare. E quindi da qualche parte dobbiamo cercare di aiutarle a dargli un po' di mercato. Purtroppo non posso andare a utilizzare, lì parliamo di strumenti, il pre-commercial procurement, ne abbiamo parlato, perché ho l'impressione che il livello tecnologico che abbiamo, tranne qualche rara eccezione, è tale per cui quando noi facciamo un bando di pre-commercial procurement nel quadro dei programmi europei, il nostro finanziamento non so dove va a finire. Cioè noi apriamo il mercato a qualcun altro, non sono un protezionista, però devo avere presente un momento la realtà. E quindi bisogna dare questa realtà. E da questo punto di vista io penso che, e qui ascoltavo con interesse i due interventi, e mi dispiace non poter essere venuto prima, ma questa è la nostra vita, gli strumenti un po' di ingegneria finanziaria, gli strumenti finanziari, e penso che questo progetto debba concentrarsi molto su questo. Li ho ascoltati con interesse, devo dire che sono soddisfatto o no, lo dico molto francamente. E lo dico molto piattamente. Qualcuno diceva in altre parti, sì, ma in altre parti abbiamo un sistema finanziario che prende più rischi. Diciamocelo chiaramente. Cioè, gli strumenti finanziari sono tanti belli. Bretelle e cintura mi sta bene,
bretelle, cintura, lacci e altro mi sta un po' meno bene, ma proprio lo dico molto piattamente. Il project financing certamente, ma poi bisogna vedere qual è il livello di rischio che un project financing va a prendere. Vedere la qualità e il rating dell'investitore, perfetto, cioè non sto dicendo che il sistema finanziario deve andare allo sbando, sarei un pazzo, ho fatto troppa ingegneria finanziaria a livello europeo per non saperlo, però detto ciò ci sta un livello e ci stanno strumenti che si possono montare, ne avevamo parlato, in cui secondo me dobbiamo anche qui dentro andare un passo più lontano, cioè tanto per essere chiari, non è il caso di questo. Quando noi abbiamo nella vecchia programmazione dei fondi di garanzia, abbiamo parlato dei fondi di garanzia, sull'investimento che non sono stati utilizzati. Perché? Perché? Perché il sistema bancario considera la garanzia pubblica come una garanzia di ultimo ricorso. Allora, quando io dico su questo investimento ti do sul 50% la garanzia, c'è la garanzia mia, punto, e tu chiedi il resto all'imprenditore. Non è che chiedi il 100% della garanzia all'imprenditore e in più anche la mia, perché è una garanzia pubblica. Siamo chiari? Quindi questo qui è il livello di rischio che un sistema finanziario è pronto a prendere. È un discorso che dovremo fare, ma personalmente penso che è proprio detta anche brutalmente, no? In altri momenti, quando cominciava la famosa crisi, no? Allora tutti quanti dicevano, ed era vero, ma il sistema finanziario italiano è molto più protetto, no? Verissimo. Perché? Perché non aveva preso troppi rischi, quindi era molto più protetto. Il problema è venuto subito dopo. Quando il treno è ripartito e quindi un sistema finanziario che prendeva rischi stava a supportare quella ripartenza, il nostro sistema finanziario, prendendo meno rischi, non l'ha supportata allo stesso livello. Non sto parlando di istituzioni in particolare, sto parlando di un sistema globale, siamo chiari. E quindi da questo punto di vista sarei particolarmente interessato a capire come e perché degli strumenti finanziari che una regione all'interno del Fondo Sociale Europeo, all'interno del FESR, può mettere in pratica, possano funzionare e un fondo di garanzia sia considerato un fondo di garanzia, non un fondo di ultimo ricorso, perché non è quello lo scopo per cui non lo mettiamo in campo, no? Perché sennò non funziona, come si vede. Tant'è vero che nell'ultima programmazione tutti i fondi di garanzia sugli investimenti alla fine sono andati a finire a fondi di garanzia sul circolante, semplicemente perché tutti quanti stavano con l'acqua alla gola per ristrutturare un momento, ma questo è stato fatto perché gli investimenti non ci stavano, lo so perché ho parlato con l'imprenditore. Quindi un ragionamentino su strumenti finanziari molto più innovativi, molto più agibili, mi interesserebbe, e se capisco che questi strumenti finanziari sono tali da veramente fare un passo in avanti rispetto ai nostri strumenti tradizionali che abbiamo, sono pronto a metterci i soldini, molto più di tutti quelli che sono i contributi a fondo perduto. Perché io sono per la leva finanziaria e mi interessa il pubblico privato. E su questo stiamo lavorando. E tra l'altro proprio sulle smart specialization vorrei far partire, ci sto lavorando su ognuna, su dei cluster regionali in cui si mettono insieme tutti i principali attori, e il mio punto di contatto è il cluster che mi dice i principali attori in maniera convergente, non ognuno per fatti suoi, perché ognuno per fatti suoi non serve a niente, ma in maniera coerente mi dice queste possono essere per noi in termini di sviluppo industriale e traiettorie tecnologiche le priorità, queste sono i bisogni finanziari che abbiamo sotto questa forma. E allora lì c'è una costruzione costruttiva, e questo cluster può essere quello che va a partecipare ai vari cluster nazionali, di cui adesso non mi voglio osare, insieme a,
a Mario Calderini e Franco Profumo quando stavo al Ministero, sono uno dei tre padri, siamo noi tre, no? Quindi io ci tengo moltissimo a quei cluster nazionali di cui quello energia non è mai partito e adesso dovrà ripartire, sta ripartendo, quindi io ho l'ambizione anche di entrare in tempi rapidi in quel cluster, e tutti i vari cluster europei, regionali europei, che significa avere le due dimensioni: da una parte i piedi nel territorio, ma una mano a livello nazionale, un'altra a livello europeo e la testa sui fondi. Certo, ho provocato e quindi devo... Prego. Diciamo uno spunto di riflessione su questo commento, che è giustissimo, da parte della Regione. Diciamo nelle infrastrutture diverse, cioè in progetti diversi, finanziati in project finance tipo le autostrade, la Comunità Europea sta valutando per i nuovi progetti delle garanzie, visto che il rischio traffico è un rischio fondamentale, soprattutto per i grossi investimenti infrastrutturali. La Comunità Europea, in particolare la BEI, sta valutando garanzie di tipo LGTT, che sono garanzie di tipo diciamo escutibile direttamente, e che quindi diventano una sorta di mezzanino o finanziamento subordinato che segue come ranking nella cascata di pagamenti il servizio del debito e si pone prima dell'equity dello sponsor. Allora, qualora le garanzie, diciamo, fornite dalla Regione evolvessero verso queste forme che sono già previste dalla Comunità Europea, per cui possano essere direttamente esercitabili, diventino dei fondi di cassa subordinati al debito bancario, allora non ci sarebbe la necessità da parte delle banche di avere una richiesta doppia di garanzie. Questa è un'idea che... Perfetto, ma io guardi, le rispondo subito, parliamo, io sono estremamente aperto, io ho un solo interesse, non ho sposato nessuno strumento e niente, sono sposato una volta, due volte nella vita, ma la seconda volta sono sposato e sono felice così, quindi non ho preconcetti alcuni, no? Cioè, ma quello che non posso tollerare è che noi abbiamo avuto non so quante decine di milioni in un fondo di garanzia che non ha girato neanche mezza volta. Questo è questo che per me è inaccettabile, perché significa bloccare delle risorse, poi forse sì, abbiamo certificato la spesa a Bruxelles, ma chi se ne frega. Cioè, allora, da questo punto di vista, vogliamo all'interno di questo progetto o in altre situazioni, ne abbiamo già parlato con te, andare a riflettere su nuovi approcci, su nuove cose che si possono vedere? Perfetto, facciamolo, purché siamo convinti che questo dà un risultato, e tanto per essere chiari, come dice un mio amico che forse conoscete, che ha lavorato molto nel vostro settore, dice poi non deve essere un regalo alle banche alla fine. Cioè, a queste due, perché spesso va a finire così, però dico, cioè, a queste due condizioni, no? Io sono prontissimo a farmi una grossa riflessione con voi proprio all'interno dei futuri fondi e degli strumenti, perché oggi vi ho dato le grosse linee, poi dobbiamo lavorare sui bandi, non bandi, strumenti, e la vita adesso comincia soltanto, quindi ce n'è di strada da fare. E quindi sono perfettamente pronto a utilizzare e lavorare col settore e capire che effettivamente queste qua, perfetto, cioè il mezzanine financing, sono perfettamente d'accordo, non ho stati d'animo, cioè, non vedo perché dovrei farlo. Tra l'altro io penso che i soldi pubblici devono stare lì per far partire, un po' di rischio esiste, questo qui è un altro lungo discorso con la Corte dei Conti sul rischio che un finanziamento pubblico deve prendere, però insomma, cioè, questo qui è, però perfettamente d'accordo. Ecco, ultimo punto, la dimensione degli investimenti, sì, lo capisco, la dimensione degli investimenti, cerchiamo di creare degli strumenti globali che poi sono gestiti come possono essere gestiti, tipo i prestiti globali della BEI o altra roba del genere, per cui alla fine si riesce a mettere insieme un portafoglio significativo, ma con un beneficiario, quindi questa è tutta una questione anche lì di strumenti finanziari, di concezione di strumenti finanziari, quindi la risposta è sì. Quindi concludo, perché fa caldo ed è tardi: efficienza energetica certamente,
prioritaria, pubblico, prioritario, scuole mi interessano, ce l'ho nel mio, nelle mie deleghe, quindi ho investito moltissimo nella digitalizzazione e quindi tutte quelle che sono le infrastrutturazioni, tra l'altro ci stanno varie occasioni che stanno venendo di finanziamento del MIUR su tutte quelle che sono le infrastrutture scolastiche, quindi pure su quello bisogna lavorarci. Interesse molto per questo progetto perché proprio risponde a varie necessità che sento, ma anche e soprattutto strumenti finanziari che possiamo vederceli con la regione o possiamo vederceli anche nel seno di quello che dovrà essere il costituendo cluster regionale nell'energia per capire come costruire. Con questo ho finito, grazie di avermi invitato. Grazie Raffaele Liberali in qualità.